Il trasporto di petrolio e gas, rispettivamente alle raffinerie o ai luoghi di consumo, avviene tramite oleodotti, gasdotti e per tragitti più lunghi attraverso navi petroliere e metaniere. Oleodotti e metanodotti, interrati o adagiati sui fondali marini, comprendono un complesso di condotte, stazioni di pompaggio, di controllo e di sicurezza. Le caratteristiche costruttive degli oleodotti, le protezioni delle tubazioni, i dispositivi di sicurezza per l'interruzione del flusso e i sistemi di controllo garantiscono elevati livelli di prevenzione contro le fuoriuscite di prodotto. Le moderne petroliere sono navi cisterne a compartimenti separati e a doppio scafo. Un'intercapedine di circa 2 metri riveste completamente lo scafo, evitando la fuoriuscita in mare del carico in caso di collisione. Per ridurre l'impatto ambientale di queste navi, sono stati introdotti nuovi sistemi di ripulitura delle cisterne, che permettono di raccogliere i residui petroliferi per trattarli poi in impianti a terra anziché scaricarli in mare. Per trasportare il gas con metaniera è necessario sottoporlo ad un processo di liquefazione, con temperature molto basse, meno 160 gradi, e mantenerlo liquido a pressioni leggermente superiori a quella atmosferica. Sotto questa forma il gas riduce fino a 600 volte il suo volume ed è trasportabile in grandi quantità. Nei terminali di arrivo il gas liquido viene rigassificato prima di essere immesso nella rete di distribuzione.